fra le tante sagre e feste che si tengono questo fine settimana nell'Astigiano, vi segnaliamo Dolci e Colline e la sagra dello stufato d'asino. Cinaglio, piccolo paese della Val Rilate, il comune in collaborazione con il GAL Monferrato Astigiano propone la fiera storica Dolci e Colline, la sagra del canestrello e delle dolci prelibatezze della zona. I festeggiamenti in onore di San Felice prevedono serate danzanti, domenica la fiera con le animazioni lungo le vie del centro storico e visite guidate fra cui il Museo del Miele. Gli stand gastronomici poi proporranno cene con piatti tipici di un comune che nel suo stemma porta i quattro calici. Tutto naturalmente con al centro il canestrello, queste cialde particolari ottenute con la cottura direttamente sul fuoco con le lunghe e tradizionali pinze di ferro. La fiera che è all'interno del circuito ritorno alla fiera dell'Astigiano è per noi un evento molto importante perché ci dà la possibilità di dare sempre più spazio e conoscenza al nostro prodotto tipico che è il canestrello. Settimana di festeggiamenti a Cinaglio è iniziata martedì 21 con lo spettacolo dei bambini e proseguirà fino a lunedì 27 con la serata danzante liscio con Alex Cabrio. Lo stand gastronomico parte venerdì 24 e proseguirà anch'esso fino a lunedì sera. Naturalmente l'evento più importante ci sarà domenica 26 con la fiera Dolce Colline che partirà dal mattino, ci saranno eventi tutta la giornata, alle ore 17 ci sarà la sagra del canestrello con la gara e la premiazione del miglior canestrello come negli anni scorsi, siamo ormai alla decima edizione, ci sarà uno spettacolo anche molto bello per i bambini, il principe e l'aviatore. E la domenica sera poi si concluderà con una serata danzante con i Sani e Salvi. A Calviano d'Asti invece si tiene la 18ª edizione della Sagra dello Stufato d'Asino. Anche qui tutte le sere si balla con gruppi che dal vivo propongono in diverse location delle vie suggestive del centro storico musica moderna e liscio. Non solo lo stufato ma anche salamini e dagnolotti d'asino in un tripudio di gusti e di sapori. Da sottolineare come grazie ai volontari della Proloco i prezzi dei piatti siano particolarmente contenuti e naturalmente come sempre nell'Astigiano il vino sarà a volontà per tutti.